Un'alimentazione ricca di proteine è dannosa per il nostro organismo, tranne in alcune patologie come l'epilessia. La chetosi, stato derivante da una dieta iperproteica, è una condizione tossica. Lo scopo è quello di costringere il nostro organismo a utilizzare i grassi come fonte di energia, cosa che normalmente avviene con gli zuccheri. Con questo sistema possiamo dimagrire velocemente. Questo calo ponderale però coinvolge poco l'apparato adiposo e avviene a discapito della massa magra con una perdita di liquidi. In poche parole, un dimagramento illusorio. Oltretutto, una chetosi prolungata nel tempo è dannosa per l'apparato renale, per il cuore, per il fegato. Per dimagrire bene in salute, il nostro organismo deve introdurre ogni giorno tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Proteine, grassi, zuccheri, vitamine, sali minerali, fibre vegetali ed acqua. Devi abbinare sempre un corretto stile di vita e la giusta attività fisica.